caso di Milan Skriniar stanno sbagliando tutti, dalla società ai dirigenti, passando per il calciatore e il suo entourage. Good morning Interfans, buongiorno tifosi nerazzurri. Oggi torniamo sul caso spinoso del futuro del difensore slovacco. Lo facciamo perché per l'Inter sembra essere una questione chiave. È una questione chiave. Lo slovacco non è ancora un ex calciatore dell'Inter, fa parte della rosa. Da capire però se lo sarà anche al termine di questa sessione di mercato. Se sì, ovviamente sarà un caso da gestire, ma anche in questi giorni per Simone Inzaghi, nei prossimi 6 mesi in cui l'Inter si gioca tutto o quasi. Una vicenda gestita male da quest'estate, quando l'Inter probabilmente aveva in programma di cedere un difensore. L'indiziato iniziale era Bastoni. L'offerta del Paris Saint-Germain, che si è rifiutata effettivamente in un periodo congruo a trovare un sostituto, ammetterebbe clamorosamente un errore di valutazione della dirigenza, che però a un certo punto, anche probabilmente su indicazione della proprietà, pensava, si è illusa forse, come un po' tutti noi, di poter rinnovare il contratto di Skriniar. Anche lui ha lanciato più volte messaggi di ammiccamento. E poi gli errori dei dirigenti, di Marotta, che hanno fatto buon viso ad una situazione che probabilmente stava già precipitando. Tante dichiarazioni ottimistiche, probabilmente per illudere i tifosi. Era successo anche guardando un po' all'altra sponda del naviglio con il Milan, con Maldini, che più volte anche Vassara si erano professati positivamente sull'eventualità di poter trovare un accordo sul rinnovo di Kessié, di Calhanoglu, di Donnarumma, cosa che poi non è avvenuta. Anche l'Inter ha fatto così. Non è ancora chiaro quando Skriniar muoverà via da Milano. È chiaro probabilmente che non sarà forse in questa sessione di mercato, ed è un po' quello che ci auguriamo tutti, perché i 10-15 milioni che potrebbero arrivare da un'offerta del Paris Saint-Germain, da una cessione immediata, comporterebbero la necessità di trovare in tempi rapidi un sostituto, ma soprattutto sarebbero quei soldi che probabilmente l'Inter potrebbe tirar fuori da una qualificazione ai quarti di Champions. La cifra è più o meno quella, forse leggermente inferiore. L'addio di Skriniar, privarsene per 6 mesi sull'altare di una questione di principio e di un'offerta, insomma, più o meno risibile, arrivati a questo punto, vale farne a meno per 6 mesi? È una bilancia che pende da entrambe le parti. Non sappiamo come il calciatore reagirà a una situazione che si è fatta difficile, molto difficile. L'abbiamo già visto contro l'Empoli, le sue parole, le parole del suo procuratore, che non hanno aiutato, creano ancora una situazione ancora più tossica. Ma l'Inter dei prossimi 6 mesi ha bisogno del miglior Skriniar per tirarsi fuori da una situazione complicata. È difficile dare un lieto fine ad una situazione del genere. Difficilmente questa storia avrà un lieto fine. Ma l'Inter deve arrivare, deve portare questa nave fino ad una spiaggia sicura, la Champions League, e deve farlo contando su un calciatore che fino ad ora è stato, o almeno fino a lunedì, poco prima delle 20:30, è stato professionale fino all'ultimo, dovrà esserlo fino alla fine, per il bene dell'Inter e dei suoi tifosi. Segui internews.it per restare sempre aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tutto ciò che riguarda la tua squadra del cuore. Se sei interista, non puoi non aver già scaricato gratuitamente e recensito l'app Android o iOS per avere sempre a portata di mano le ultime notizie sull'Inter. Ci trovi anche su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Telegram. Se sei in cerca di approfondimenti ed esclusive a tinte nerazzurre, internews.it è quello che fa per te.